pilota romano qui presente alla Vesciolo Bassiano. Partecipa perché l'evento è di carattere storico? Beh, anche per quello, ma soprattutto perché noi come Sfirito abbiamo, diciamo, la voglia di partecipare a questi eventi anche per stare insieme alla gente, conoscere nuova gente. Diciamo, questi eventi non si tratta solo di una competizione, si tratta anche di una occasione per poter stare tutti insieme, per poter condividere una passione che per noi è questa, sono le auto. Per noi sono le Alfa Romeo perché siamo alfisti e partecipiamo come squadra Corsa Alfisti Romani e quindi, diciamo, ogni occasione per noi è buona. Ecco, sono qui con un altro pilota romano di squadra Corsa Club Alfisti Romani. Bene, partecipa a questa kermesse automobilistica e sportiva per quanto concerne il lato storico o perché giustamente si corre sulla Val Vicciolo Bassiano? No, no, entrambe le cose, insomma. Il posto comunque è bello, l'irrigazione è molto, molto bella e le strade sono fantastiche e quindi poi siamo appassionati di regolarità, quindi diciamo che è la somma di tutte queste situazioni. Bene, in realtà secondo lei queste competizioni per quanto riguarda la Val Vicciolo Bassiano richiamano la memoria storica? Secondo lei è importante richiamare la memoria storica, il valore storico di soggetti ed oggetti che hanno fatto parte della storia? Sì, sì, no, è importantissimo perché comunque, soprattutto per chi viene da fuori, a volte nemmeno li conosce i posti, quindi questo aiuta anche il turismo, aiuta anche a far rivedere posti magari visti tanto tempo fa. Noi anche da Roma questi posti non li frequentiamo tantissimo, quindi questa è un'occasione per venire da queste parti. Con Andrea, un altro pilota romano del Club Alfisti Romani, secondo lei sarà un percorso davvero interessante da un punto di vista turistico? Qual è la sua opinione? Turistico sicuramente sì, perché comunque Latina e Sermoneta danno dei bei scorci di turistici da vedere, quindi secondo me sì, assolutamente sì. Bene, ecco, per quanto riguarda la storia, qui c'è un richiamo storico, è importante attualmente nel 2018 ricordare la storia? Beh sì, la storia è parte integrante di quello che siamo noi, quindi fondamentalmente la storia deve essere sempre ricordata, è una cosa molto molto bella. Siamo qui sempre con il Club Alfisti Romani, proveniente qui a Val Vicciolo Bassiano, invitati giustamente dal Circolo Pontino della Manovella di Latina. Ecco, innanzitutto parliamo un attimo, se siete invitati, giustamente perché avete accettato questo invito? L'abbiamo accettato perché il nostro punto d'onore è quello di mantenere rapporti, instaurare rapporti con tutti gli altri club, perché abbiamo tutti quanti la stessa passione e quindi dobbiamo conoscerci, dobbiamo vederci, stare insieme, organizzare eventi insieme, quindi mi sembra questo il motivo più valido. Bene, abbiamo Scuderia Kabum, in realtà questa è un'Alfa Romeo che diciamo è una delle poche che stanno attualmente in giro. Sì, questa è una Alfa Romeo 1006 Zagato, anno 1973. Di questo modello ne sono state costruite soltanto 402 esemplari e attualmente ne sono sopravvissute nel mondo circa 190. In Italia ce ne sono pochissimi, la maggior parte si trovano all'estero, derivata dalla Giulia, più esattamente. E questa macchina è stata costruita sul pianale della Spider, del mitico duetto. I pianali venivano trasportati dall'Alfa Romeo direttamente a Zagato, alla carrozzeria Zagato venivano montati artigianalmente i pannelli. In pratica non ne esistono due uguali, queste macchine erano fatte artigianalmente, quindi ogni esemplare è un esemplare unico. Ecco, poi abbiamo sempre la classica Alfa Romeo, diciamo, che ha avuto successo negli anni. E questa è una classica 75, è un modello 75, ecco, esattamente l'amico Marco Doma ci può dire le caratteristiche della sua macchina. Sì, infatti. Sì, questa è una 2000 Twin Spark dell'88, è una prima serie che poi è anche una di quelle più ricercate perché ha un allestimento, diciamo, dedicato all'interno con strumentazione color ambra, quindi sportiva, di impronta sportiva. E questa poi ha una particolarità, ha un optional
che all'epoca non era molto diffuso perché era molto costoso, che è il tettino elettrico. E, diciamo, tra queste vetture è una delle più giovani, però è una delle Alfa Romeo tuttora molto amate, tra le più amate in circolazione. Con Marco Vita, presidente del Club Alfisti Romani, questa è davvero una macchina diciamo, che ha raggiunto i suoi anni di vita, rappresenta la storia dell'Italia. Sì, questo è un GT Junior del 1976, l'ultima versione, infatti viene comunemente detto modello unificato, perché praticamente negli anni 70 Alfa Romeo aveva unificato tutti i modelli, infatti è uguale a un 2000, però in realtà è un 1003. Qui si cammina bene, si viaggia bene, vero? Lei è venuto da Roma, quindi... Sì, 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 poi queste strade sono fatte apposta per questo tipo di macchine. Piene di curve, ma va molto bene. Ecco bene, lo sterzo è molto leggero. Sì, diciamo in fase di manovra no, è molto, molto duro, però quando una volta in movimento si guida tranquillamente. Grazie. Siamo con un altro pilota proveniente da Santa Marinella, vicino Civitavecchia. Bene, davvero la Valvisciano Bassiano ricorda bellissimi tempi, bellissime storie. Come analizzi tu questa giornata? Ma sicuramente sarà impegnativa, in quanto ho visto il percorso, sono diversi tornanti e sicuramente la guida sportiva avrà la migliore performance, e sperando che non ci siano troppi ciclisti sul percorso, perché ho visto che in realtà le strade sono corte, strette e le curve in modo particolare. Però dovrebbe essere sicuramente una bella gara, ci sono belle vetture, bei piloti, bei driver, poi la giornata è bellissima e lo spirito è quello di stare insieme, poi la competizione sportiva è sicuramente in secondo piano. Siamo con un ferrarista, ecco, con la sua macchina, ecco, secondo lei il momento della Ferrari com'è? Io credo che il marchio Ferrari, non in Italia ma nel mondo, è la punta di diamante dell'Italia, cioè a mio avviso, io sono un appassionato, quindi anche se ho fatto la macchina all'età della pensione, comunque era una mia passione che finalmente si è avvalorata, e quindi diciamo è una cosa per me importante. Io dico che molte aziende italiane dovrebbero seguire quello che ha fatto la Ferrari. O andiamo avanti con il Made in Italy, che ringraziamo Dio le persone italiane hanno tutto questo estro, che sono in grado di far capire al mondo che ci sono delle persone capaci, oppure altrimenti credo che l'Italia, il futuro non sia dei migliori. Abbiamo questi esempi da fare, non solo a Ferrari, possiamo guardare anche alla Ferrero, anche ad altri. Abbiamo anche un signor che si chiama Del Vecchio, che è il patron mondiale degli occhiali, quindi o seguiamo questo tipo di personaggi, oppure altrimenti l'Italia, lo ripeto, non andrà molto lontano. Bene. Dobbiamo far valere questi personaggi che sono in grado diciamo di dare qualcosa e che stanno facendo anche la storia dell'Italia. Siamo con il signor Francesco, pilota oggi alla Valvisciano Bassiano, un'altra data storica importante, appuntamento del Club Pontino La Manovella di Latina. Ecco, lei cosa ricorda della Valvisciano Bassiano? Io la conoscevo, era una gara importante in salita all'epoca degli anni 60, quando io correvo con la 500, e non la feci quella volta perché mi si ruppe una valvola e quindi non ho potuto partecipare. Invece questa volta partecipo con una macchina, una 112 Abarth, che è indicatissima per le gare di regolarità perché è molto scattante e molto presente, diciamo. Hanno cambiato il percorso e adesso le prove qui saranno su uno sterrato che aumenta ancora la difficoltà, perché chiaramente la macchina slittando, non essendo l'asfalto, comunque speriamo bene. Il percorso dopo è di 8 km fino su a Bassiano, dove sono altri 3 pressostati, e lì finisce la gara. Ecco, giustamente con questa macchina lei si ritiene soddisfatto di partecipare a questa gara, perché secondo lei è appunto appropriata per questo percorso? Beh, diciamo che queste macchine già ce n'è anche un'altra di un altro socio, e quindi queste proprio sono adattissime per le gare di regolarità.
Sono qui con la pilota Ilaria, proveniente proprio da Frosinone, qui a Latina per partecipare alla Visciolo Bassiano. Qual è l'emozione? L'emozione è sempre grande. Abbiamo partecipato l'anno scorso per la prima volta e è andata anche bene. Sono arrivata ottava e quest'anno speriamo di raggiungere qualche buon risultato. Bene, ecco, anche una bella giornata come lo scorso anno. In realtà, come ti sei preparata? Come hai preparato la macchina? La macchina è sempre messa a puntino, abbiamo fatto le prove, ci siamo allenati in settimana, speriamo che andrà bene. Guiderà, come si evince dalle immagini, la Lancia Fulvia, la macchina degli innamorati. Bene, questa macchina è davvero un gioiello per te. Sì, questa macchina è molto particolare, sono affezionata e poi è stata restaurata totalmente da mio padre, quindi c'è un valore anche molto affettivo. Con il presidente Chiavelli, di nuovo il percorso della rievocazione storica Valvisciolo Bassiano. Quest'oggi davvero è una giornata ad hoc per poter fare la Valvisciolo Bassiano. Buongiorno, sono Chiavelli, presidente del Circolo Pontino della Manovella. La Valvisciolo Bassiano è una gara competitiva, quindi di velocità era, per le autovetture che allora venivano impiegati su percorsi in salita, modificando con delle cassette già predisposte da Abarth o da altri preparatori per aumentare, incrementare la potenza delle vetture. Tutte piccole vetture, in genere 600, 500, eccetera. E negli anni 60 la velocità raggiunse quasi 100 orari di media, 90 rotti, quindi dimostra su strade dell'epoca molto strette, a gobba d'asino e con pavimentazione non proprio perfetta, e diventare più le tante curve che ci sono, e divenne una strada molto pericolosa, per cui dopo qualche edizione fu bloccata la continuazione proprio perché si rischiavano vite umane. In realtà poi negli anni 90 è stata ripresa come rievocazione storica della Valvisciolo Bassiano utilizzando mezzi storici, cioè automobili come minimo con 20 anni d'anzianità. Ma in genere ci sono vetture che ne hanno anche molti di più, intorno ai 60-70 anni. E questa manifestazione viene fatta annualmente, parte dall'abbazia di Valvisciolo, dove c'è il priore Padre Andrea, che è una persona dolcissima e simpaticissima, e che in genere poi al momento della partenza ci dà la benedizione che vale per tutto l'anno fino a che ritorneremo a Valvisciolo. Siamo con il signor Carlo, pilota della Fiat Giannini. Davvero un ricordo interessante per quanto riguarda la Valvisciolo Bassiano, un ricordo storico, una rievocazione che rigenera anche la memoria storica, è vero? Noi facciamo adesso in gara di regolarità. A suo tempo è nata come gara di velocità. Il percorso che noi facciamo lo facevano due volte, e ai tempi degli anni 50 lo faceva Tulli, lo faceva, non posso stare a ricordarli tutti o elencarli tutti, comunque oggi la facciamo noi, e sono già forse 10 volte che la faccio io. Speriamo che oggi la giornata è bellissima e che ci sia anche la possibilità di vincere, perché qui sono tutti agguerriti. Grazie. Qual è il ricordo più bello della Valvisciolo Bassiano? Il ricordo più bello ancora non ce l'ho, perché questa è la prima volta che partecipiamo, per cui da adesso in poi alimenteremo i ricordi, e quindi sicuramente da quello che ho sentito è una gara molto interessante. Figlio e dello Spirito Santo, amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, e ti vuoi affidare alla pietà celestiale. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra,
che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto. Fa che i conducenti di queste macchine nei vari percorsi di lavoro o di svago operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti e avvertono accanto a sé la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, adesso faccio un bel giro e benedico tutte le macchine. Che inizia appunto la gara di regolarità con l'Alfa Romeo nelle immagini, il presidente Chiavelli, che in questo momento sta superando molto bene i pressostati, benissimo, e arriva poi al traguardo. Ottimo risultato. In azione adesso un'altra macchina, supera il primo pressostate, poi il secondo, bravissima, è una donna al comando, è una pilota, eccola nelle immagini, molto brava, supera il terzo pressostate e poi la parte finale. Si ricorda che questa è la Valvisciolo Bassiano, si giunge fino a Bassiano. Brava. È la volta della 500. È la volta della 500. Questa è la base di partenza della Valvisciolo Bassiano. È la Giannini, scusatemi, La Giannini nelle immagini. Molto brava il conducente. Bravissimo. Bravissimo, giunge all'arrivo, abbiamo la quarta macchina che in realtà attraversa, abbiamo il Club Alfisti Romani, nelle immagini, ottima la curva, vedete, molto bravo Vita, il presidente in azione in questo momento, la macchina dei Club Alfisti Romani supera il giunge al traguardo. Supera il pressostate e giunge al traguardo. Molto bravo. Perfetto.
ecco, in questo momento sta per giungere un Alfa Romeo, la classica Alfa Romeo, nelle immagini del club romano Alfisti, club Alfisti Romani, ecco le immagini, che taglia il traguardo, ottimo il suo andamento. Mentre già altre macchine sono giunte, sono in piazza qui a Bassiano, ci sono quattro macchine che hanno già tagliato il traguardo. Per arrivare un'altra macchina. Si tratta sempre di un Alfa Romeo, nelle immagini. Che giunge qui a tagliare il traguardo al Circolo Pontino della Manovella. Il pezzo ostate questa volta sta proprio sotto il taglio del traguardo. Stiamo parlando appunto di Vellucci, di una GT, ecco le immagini. E intanto c'è la fila qui delle macchine, come si dice nelle immagini. Abbiamo appunto la BMW nelle immagini, ecco. No, è la volta della Lancia Fulvia. Lancia Fulvia in azione. No, e questa volta è l'Alfa Romeo, scusatemi, l'Alfa Romeo che taglia il traguardo. Ottimo i tempi di regolarità. E la volta invece della Ferrari. In azione. Ferrari in azione, molto bene, ottimo il suo arrivo, ottimo i tempi. In azione ancora, invece in questo momento c'è una Lancia, Lancia in azione. Lancia Delta. Volta del 1100, ecco che parte. Accento in azione. Taglia il traguardo, supera il pressostate. In azione un'altra macchina. L'Alfa Romeo che arriva. Della Bianchina che giunge qui al traguardo. Una macchina davvero che ha fatto la storia dell'Italia. Ecco in azione appunto la Bianchina. Poi è la volta della Lancia. La Lancia in azione.
c'è un'altra Lancia che sta per arrivare, si tratta della pilota Ilaria. Lancia in azione con la pilota Ilaria che in realtà sta per tagliare il traguardo. Brava, molto brava nella guida. È la volta della Fiat. Ecco che sta per tagliare il traguardo. Supera il Prestostade. La Fiat. Mirafiori. È la volta della Fiat 127. Che taglia il traguardo. Bravissimo. È la volta di un'altra macchina. Dell'Alfa Romeo. Molto bravo il pilota. È la volta di un'altra macchina. Si tratta appunto di una, attenzione, del duetto proveniente da Santa Marinella. Di nuovo in azione. L'auto bianca. Eccolo nelle immagini. Perfetto. Il superamento del Prestostade. È la volta adesso di un'altra Alfa Romeo. Mi pare che sia l'ultima macchina presente qui in pista che sta per tagliare il traguardo. Bravo l'autista. Siamo a Bassiano e quindi abbiamo terminato la Valvisciolo Bassiano. Alla fine com'è stato il percorso? Il percorso è stato molto bello, strade fantastiche, piene di curve, come piacciono a noi, insomma. E no, ci siamo divertiti, adesso la gara finisce qui in piazza e adesso aspettiamo di andare a mangiare. Giunti qui a Bassiano, buongiorno. Ecco, in effetti davvero un bel percorso, quella della Valvisciolo Bassiano. Un bel percorso, prima volta ci vengo, tutti un bel percorso, una cosa piacevole, come equipaggio, come raduno, come persone, una bella cosa, insomma. Fatto la Valvisciolo Bassiano, com'è stata? È stata bella, la prima volta, però è stato bello. Hai partecipato voi alla kermesse della Valvisciolo Bassiano? Sì, bellissimo, con piacere abbiamo fatto. Un percorso straordinario e la città è meravigliosa. Lei da dove viene? Anzio. Bene, quindi questo non l'aveva mai fatto lei, vero? No, è il primo anno questo. L'ultima macchina che è giunta, alla fine la macchina più caratteristica del raduno, si tratta appunto della famosa 1600 Alfa Romeo Zagato. Bellissimo, bellissimo. Speriamo un altro anno che si ripeterà sempre come ogni anno, insomma. Per lei? Bello, molto bello. Noi poi siamo della zona, la conosciamo e non vediamo l'ora di partecipare. Perfetto.
Per lei com'è andato? Benissimo, è andato tutto benissimo, una bella esperienza. È bello fare sia le gare di regolarità a contratti brevi che contratto lungo, almeno si mette un po' alla prova e vediamo il risultato. Qual è l'opinione per questo percorso? L'opinione è che è sempre un percorso affascinante, bellissimo, Bassiano è spettacolare, l'abbazia è meravigliosa. Siamo con il responsabile tecnico del circolo qui sempre a Bassiano, ecco davvero un percorso automobilistico Valvisciolo Bassiano che resta nella storia. Sì, è un percorso che già da parecchi anni, anzi da decenni, viene svolto sulla Valvisciolo Bassiano. Prima era un percorso di velocità in salita, adesso diventa una rievocazione storica, quindi una gara di regolarità del circolo. Quindi come ogni anno una consuetudine, il nostro evento di punta del circolo e siamo ovviamente orgogliosi e ci fa molto piacere che in questa splendida città viene confermato questo circuito. Quest'anno hanno partecipato anche il Club Alfisti Romani. Sì, esatto, carissimi amici da Roma, hanno partecipato con i loro mezzi d'epoca, delle macchine bellissime, abbiamo avuto molto piacere ad averli qui presenti e spero anche nell'anno prossimo manderemo comunque l'invito, hanno partecipato all'evento. Ecco, secondo te, da un punto di vista tecnico, la partecipazione delle macchine, di tutte le kermesse che sono state svolte, sono di elevata qualità? Sì, beh, ogni anno si presentano dei mezzi sempre più importanti, delle macchine restaurate ovviamente a livello molto, molto interessante, sono tantissime targhe oro e sicuramente anche l'anno prossimo, come già quest'anno, ci sono dei mezzi veramente importanti che portano avanti la storia sia di tutto il settore automobilistico ma anche proprio del modello in sé originale. Ecco, secondo te la Valvisciolo Bassiano rispetto al passato, qual è la tua comparazione? Beh, allora, rispetto al passato, diciamo da quella che era la gara di velocità, una gara di regolarità, è cambiato sicuramente lo stile. E quindi non si corre più in velocità, ma si corre in regolarità. Quindi, comunque, è sempre una gara che ha bisogno dei suoi calcoli, dove il copilota, comunque, è la parte più importante dell'evento, della gara in sé, e migliora di anno in anno. Oggi ci ha regalato una splendida giornata. E devo ammettere, comunque, che è un circuito molto tecnico, quindi molto, molto interessante. Con un altro iscritto al circolo Pontino della Manovella di Latina, davvero la Valvisciolo Bassiano è ricordata come un percorso storico. Ecco, secondo lei, da un punto di vista organizzativo, è sempre stata gestita molto bene? Benissimo, bella gente, belle macchine, giornata stupenda, tutto ok. Ecco, siamo prima partiti da Valvisciolo, poi abbiamo raggiunto Bassiano, a Valvisciolo c'è l'abbazia, c'è stata la benedizione. Qual è la comparazione tra Valvisciolo e Bassiano? Valvisciolo e Bassiano, Valvisciolo ha una caratteristica storica e come Bassiano, Valvisciolo c'ha l'abbazia che è bellissima, un bel panorama, Bassiano una cittadina carina. E bello, bello, bello. Presidente, alla fine grande risultato, grande soddisfazione, ho realizzato le interviste, ottimi muri. Sì, è una giornata bellissima che sembra una giornata di primavera. La temperatura è calda, quindi si sta benissimo e si sono arrivati ormai tutti gli equipaggi, quindi fra poco cominceranno i cronometristi a fare la totalizzazione dei tempi e delle penalità, in modo che per fine pranzo usciranno le classifiche e quindi faremo la premiazione. Passo il delegato del sindaco di Bassiano, un attimo, ecco, ve lo passo. Sì, porto il saluto del sindaco, dell'intera amministrazione comunale. E Bassiano ormai ospita da anni questa bellissima manifestazione. Ringrazio il presidente Chiavelli, sempre presente, persona tenace e quindi dinamica, e ringrazio un po' tutti i partecipanti. Mi sembra che quest'anno ci sono oltre 36 equipaggi e quindi poi la giornata a Bassiano oggi è molto bella, c'è il sole, è San Martino, quindi si presta un po'
un po' tutto, quindi il turismo relativo a veicolare, questo turismo voglio dire che ci riporta indietro nel tempo con le autovetture storiche, e quindi penso che ogni anno questa manifestazione porta sempre di più turismo e nello stesso tempo iscritti ed equipaggi che si mettono sempre più a disposizione. L'anno prossimo, il fatto che diventa raduno nazionale ASI, cioè viene elevato di categoria, quindi avrà la presenza dell'intera rappresentanza nazionale, in quanto questa manifestazione verrà pubblicata ufficialmente dall'ASI, e quindi ci saranno anche degli equipaggi non più di regione o di regione vicino, ma anche che vengono da lontano e quindi possono conoscere le bellezze che ci sono tra le nostre montagne. Delle Pini, logicamente, quindi, perché poi qui noi abbiamo il connubio tra Sermoneta e Bassiano con l'abbazia, quindi automaticamente il prossimo anno sarà una performance più calorosa, quindi verranno anche da, non solo da fuori regione, ma addirittura qualcuno anche da fuori Italia, dall'Europa, ecco. E calcolate che le città dei Monti Lepini, e vedete le mura di Bassiano come sono belle massicce proprio per la protezione del centro abitato, combatteva con tutte le altre cittadine dei Lepini, perché si combattevano tra di loro, e quindi ogni città dei Monti Lepini ha la sua corazza di protezione tra Lepini. Beh, diciamo, voglio dire che e più che altro qui voglio dire sono città medievali, quindi è chiaro che sia le torri che le mura che circondano il borgo medievale sono state sempre, voglio dire, da difesa, e quindi ci si difende. We'll be right back.
primo in classifica assoluta. Nella classifica assoluta ci sono 26 arrivati. Noi abbiamo tolto l'ultimo tratto cronometrato perché ci sono state delle confusioni, nel senso che alcuni partecipanti, probabilmente perché non facevano anche da concorrenti, hanno ostacolato quelli che stavano in gara e che quindi hanno perso del tempo in attesa che questi camminassero, uscissero, perché gli occupavano l'ingresso nell'ultimo tracciato. Poiché sono diversi equipaggi, quindi non è qualche singolo equipaggio, giustamente l'abbiamo dovuti annullare questi ultimi tratti, in quanto avrebbero danneggiato i due terzi dei partecipanti e non è sicuramente possibile fare una classifica veritiera escludendo tanta gente. Quindi mi raccomando, la prossima volta chi viene per passeggiare e non per gareggiare partisse per ultimo, perché deve dare spazio prima a chi gareggia. Perché? Perché se troveremo equipaggi che penalizzano altri, noi li sanzioneremo. Chiaro? Ok. Allora, dei 26, non dico l'ultimo perché sennò si vergognerebbe davanti a tutti. Diciamo siamo in 26, però l'ultimo dei premiati è il numero 10. Chiavelli, Roberto. No, che Chiavelli? No, parte di voi, ho fatto io da copilota. No, e per rispondere così vuol dire che sto leggermente sopra. Allora, il decimo è un caro amico con un'auto Bianchi Abarth, nuova nuova, di acquisto. L'amico Pulpirenti. Sono premiato. Vedi che bella coppa? Vai. Allora, decimo e nono classificato. Non lo vedo però, non lo vedo. C'è lo specchio. Avete uno specchio, So io. Grazie, grazie. Ottavo è un caro amico. Qui sono tutti amici, capito? Quindi stanno aspettando tutti. Serra! Con un Alfa Romeo Spider. Sono io. Alfa Romeo Spider. Settimo classificato, Dita. Un secondo. Un attimo. E il navigatore è un fratellato. Un attimo. Classificato. Mi dispiace che sesso, ma è una vecchia gloria. Molinari! Tutti la comandate! Un attimo, un secondo, la foto la scattiamo ora. Quinto classificato, Bellucci! Quarto classificato, una vecchia gloria, più vecchio che gloria, Fraioli. Fraioli è un po' il motore di tutto, Ladro. Al navigatore. Che se ne era lui quando mi chiede. Un attimo. Terzo classificato.
Si chiama Carlo, ma vieni Gianni. Una vecchia gloria. E lei che mi ha fatto sbagliare. Un secondo, un attimo, un attimo, un attimo. Chiamala per nome, va. Per nome? Per nome. Goccia! Ilaria! Secondo me è brava, ma è tutta raccomandata. Seconda è difficile. Chi potrà essere? Chi sarà mai? Chi sarà mai? È un Alfa Romeo. Bucchetti. Bravo. Tutti e due. Bucchetti. La consegna. Dicembre chiuderemo l'anno con il pranzo di Natale e in più, molti già lo sanno perché l'abbiamo detto, però lo dico per tutti, l'anno prossimo la Valvicciolo Bassiano sarà un evento a rilevanza europea perché diventa un raduno nazionale dell'ASI storico, quindi dell'ASI, cioè l'Automoto Club Storico Italiano, al di là del circolo che lo organizza. Quindi sarà molto più importante, avrà equipaggi anche al di fuori, diciamo, di quella che è la zona che gravita intorno a Latina e a Bassiano. Oh, qui abbiamo una targa che diamo al sindaco e all'amministrazione comunale, non è questa, è Bassiano. Il sindaco è il comune di Bassiano che ci hanno ospitato con tanta simpatia e tanto affetto e la consegniamo al delegato del sindaco che è il caro amico qui presente, che potete ammirare.